siamo una bugia, è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere che c'è già, potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare qui, con le nostre notti bianche, ma non saremo stanchi, neanche poi ti diremo ancora un altro. Nella gente può nascere una speranza, forse più un desiderio che un progetto. Ma quale cambiamento è mai possibile senza esseri umani che lo vogliono? Queste parole sono di Gelsomina Scaldaferri. Buonasera a tutti, grazie per essere qui in questo splendido scenario della Villa Comunale di Lauria Superiore, prima edizione del premio dedicato alla memoria di Gelsomina Scaldaferri, una donna, una giornalista molto attiva fino a che è rimasta in vita. Io non posso avere un ricordo diretto, personale di Gelsomina, perché quando Gelsomina ci ha lasciati io avevo solo 10 anni, quindi non posso avere un ricordo diretto, però nei racconti che mi hanno fatto i miei familiari, gli amici che hanno vissuto Gelsomina, mi hanno fatto capire che tipo di persona era Gelsomina, una donna molto attiva
che credeva nella sua professione giornalistica, e una donna che aveva anche la passione per la politica, che poi sono le due tematiche di cui parleremo questa sera in occasione del premio, giornalismo e politica. Quindi io chiaramente, grazie al supporto degli ospiti che sono qui stasera, ricorderemo la figura di Gelsomina. Vi vado a presentare gli ospiti, partendo dal sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, che saluto e ringrazio. Ovviamente con me il direttore di VL24 Giacomo Bloisi, da cui è nata, grazie ai VL24 è nata l'idea di istituire questo premio alla memoria di Gelsomina. Saluto e ringrazio il dottor Rocco Guarino, presidente della provincia di Potenza. Per la parte giornalistica saluto il caporedattore del TG Norba Massimo Bianco e Sara Lorusso, giornalista del TGR Basilicata. Prima di iniziare il pomeriggio, i doverosi ringraziamenti di rito, a partire da quelli istituzionali. Quindi ringrazio il VL24 per aver ideato questo premio, la sezione Arci Lauria nella persona di Gennaro Cosentino, il comune di Lauria, l'agenzia di sviluppo GAL Cittadella del Sapere, la provincia di Potenza e la regione Basilicata. Ringrazio anche gli sponsor commerciali che hanno permesso la realizzazione di questa serata e che ci supportano nell'attività quotidiana di VL24: Lucania Pasta, Evra, Ristorante Panaino, Labfer, VGS, Coop, Nicodemo Arredamenti, Rizzieri Libri, Pausa, Giglio Energy e Centro Servizi Lauria. E ovviamente, per ultimo, non per ultima, tutta la famiglia di Gelsomina, nelle persone di mamma Rosaria e papà Elio, a cui ovviamente dedichiamo un forte applauso, al fratello Gianfedele e alla signora Ginetta, che poi saranno qui protagonisti sul palco nel corso del pomeriggio. Ringrazio anche la Croce Rossa, Peppino Carlomagno per il service, Antonio Falabella per il LED wall che vedete alle nostre spalle, dove nel corso del pomeriggio vedrete scorrere immagini, pensieri su Gelsomina. A questo tavolo, per altri impegni personali, non potrà essere con noi Marcello Pittella, che ci saluta, ci ringrazia per la bellissima iniziativa e ovviamente regala un forte abbraccio alla famiglia di Gelsomina. Un ultimo ringraziamento per la logistica anche a Ugo Varca e a Domenico Agrello per la realizzazione di questo palco, per appunto portare avanti questo premio. Lascio subito la parola al direttore di VL24 Giacomo Bloisi, che vi spiegherà come è nata l'idea di questo premio e il perché di un premio intitolato alla memoria di Gelsomina Scaldaferri. Prego, direttore. Grazie Armando, mi sentite? Ok. Grazie Armando per questo tuo inizio, e saluto anche io ovviamente gli ospiti, ringrazio quanti di voi sono qui nella Villa Comunale, perché questo è un pomeriggio molto molto importante per la nostra comunità, non solo per IVL, perché Ermanno, tu sai bene quando è nata IVL24, è nata sulla scorta di alcuni esempi, perché il giornalismo locale che noi proviamo quotidianamente a fare, che proviamo insomma ad arrivare nelle case con rispetto, sobrietà, con un'informazione attendibile, noi lo dobbiamo nell'esempio di Gelsomina Scaldaferri, perché è stata lei che ha un po' iniziato questo percorso, ha portato un po' Lauria a conoscere il mondo del giornalismo, ad approfondirlo, il mondo anche dell'intrattenimento, perché tutti noi insomma abbiamo negli occhi la duttilità di Gelsomina, che era una giornalista adatta insomma in ogni campo, cioè non si tirava indietro su nulla, però dallo sport, la cronaca, la politica, sua grande passione, anche all'intrattenimento per bambini, che poi ovviamente ricorderemo anche nel corso di questo pomeriggio. Perché c'è bisogno di esempi, Ermanno, perché mai come in questo momento, e anche qui gli autorevoli ospiti che abbiamo, Sara, anche Mario De Pizzo che salutiamo, anche il caporedattore Massimo Bianco, noi abbiamo bisogno appunto di esempi di un giornalismo che mai come in questo periodo storico ha bisogno di attendibilità, ha bisogno di credibilità e ha bisogno di rassicurare la gente, non di spaventarla, non di andare a cercare la notizia forzata, di fare lo scoop, di cercare di incuriosire, perché il nostro dovere sta nel dovere di riportare i fatti, e in questo Gelsomina ci riusciva benissimo, nel suo esempio, nella sua sobrietà, col sorriso, e nel riuscire comunque ad entrare nelle case delle persone con rispetto e con grandissima educazione, con un innato spirito proprio insito nel suo giornalismo, che era fatto di rispetto e attenzione. La stessa attenzione, Ermanno, che ci ha portato a noi a creare questo premio con Mimino Ricciardi e con tutta la squadra di VL24, anche grazie agli sponsor, grazie all'Arci anche che ci supporta, perché
Ci siamo resi conto che in questa pandemia, in questi 2 anni che stiamo affrontando, non c'è solo un'emergenza sanitaria, c'è una fortissima emergenza sociale che va tenuta conto, perché ci sono anche persone che non ce la fanno più, non solo emotivamente ma anche economicamente, e quando parli di sociale non puoi fare a meno di non pensare a Gelsomina. Perché Gelsomina la sua attenzione era proprio verso gli ultimi, cioè non arrivava alla notizia magari di vedere cosa succedeva all'ultimo piano del palazzo, Gelsomina partiva dal primo, se non addirittura anche di vedere cosa succedeva nella comunità. I ricordi che ho io personali sono tantissimi, perché addirittura posso raccontare una sera, perché comunque c'è un'amicizia di famiglia che ci lega da anni, tanto che io ormai abituato da quando ero così, non la chiamo Rosaria ma se dovevo chiamarla zia Rosaria, quindi nonostante ci sia un legame proprio diretto, per me è da sempre zia Rosario e zio Elio. E ho un ricordo di una sera che eravamo a cena da mio zio Giuseppe Iannarella, facemmo un po' tardi, ero piccolo, potevo fare la seconda, terza elementare, passò il camion della disinfestazione, quindi era tardi, Gelsomina mi prese subito, boom, mi infilò di testa sotto il cappotto per non farmi prendere praticamente la polvere, che insomma, però poi ovviamente il camion fermò insomma lo spruzzo, ma poi, come ben sapete, le mie grandi doti sportive negatissime, durante una settimana bianca mi prese dalla punta degli sci, mi fece fare tutta la discesa, perché io dissi no, io non so sciare, non lo faccio, no, e la discesa finale la devi fare. Mi prese lei dalla punta, mi portò giù e quindi mi ha accompagnato, ecco, in qualsiasi cosa, non solo a livello giornalistico, nell'esempio da quando ho deciso di intraprendere questa carriera che umilmente mi ha preso a fare quotidianamente, ma anche dei ricordi di aneddoti personali che sono tantissimi, sono tanti, e che noi oggi, Ermanno, cercheremo attraverso gli esempi, i ricordi, anche parlando appunto di informazione, come va fatta, come si dovrà fare e come dovrà essere affrontata nel futuro, perché l'informazione ha un ruolo fondamentale, mai come oggi, mai, non solo per, appunto, per la pandemia, ma anche per tutto quello che ci circonda. Noi cercheremo di portare in alto l'esempio soprattutto di Gelsomina, perché non è solamente questa sera, Ermanno, è ogni giorno che noi dobbiamo portare avanti il suo esempio, da una semplice notizia di cronaca a una semplice notizia di intrattenimento, perché abbiamo il dovere di portare rispetto a chi ci legge e a chi si affida a noi per essere informato. Un'ultima riflessione e chiudo. Quando ho partecipato a Torino ad un mese di formazione con la stampa, ho avuto la fortuna di incontrare Mattia Feltri, noto opinionista della stampa di Torino, che mi fece riflettere tantissimo su una frase che disse: che ricordatevi che ogni cosa che accade non è di dominio pubblico. Ci sono anche perché dietro ogni storia ci sono le vite delle persone, ci sono vite, storie, altro, quindi non tutto è spettacolo, non tutto è gossip, perché ci sono delle vite e c'è bisogno di rispetto. E io distingo, quando sentì questa frase, nonostante fossi a Torino, mi venne in mente Gelsomina Scaldaferri. Grazie Giacomo per questo tuo intervento. In realtà un ricordo ce l'ho di Gelsomina, più che un ricordo è un'istantanea fotografica, perché io partecipai una volta quando lei faceva Merendiamo Insieme, non so se ve lo ricordate, su Telelauria. Io ero un bambino piccolo e partecipai a questo programma, però ripeto, ho solo un'istantanea fotografica di questa mia partecipazione a questo suo programma televisivo, tra l'altro molto seguito dalla popolazione lauriota, però purtroppo io sono ancora abbastanza giovane, quindi non posso avere altri ricordi diretti di Gelsomina, però mi ha fatto molto piacere, già con noi avevamo già condiviso questi momenti insieme durante la preparazione di questa serata, e quindi grazie ancora. Prima di dare la parola al sindaco Angelo Lamboglia per i doverosi saluti istituzionali, devo fare un altro paio di ringraziamenti, sempre doverosissimi, a Giovanna Di Verniere, che ha disegnato il logo e la grafica del premio, lo potete vedere dai manifesti che sono lungo tutta la villa comunale, e Giacomo La Rocca per la realizzazione del portale www.premiogelsominascaldaferri.it, che da oggi è online e quindi sarà riempito di contenuti da oggi in avanti. Potete ammirare anche alla vostra destra la mostra espositiva di Laurea Arte dell'Albero delle Idee per il Basilisco, quindi un applauso anche per queste due associazioni di Laurea. Sindaco, saluti istituzionali, anche a te chiedo un ricordo, se ne hai, di Gelsomina. Buonasera a tutti, saluto il tavolo, ringrazio l'Arci VL, saluto gli amministratori presenti qui in piazza, il Presidente della Provincia.
nessuno escluso, se dimentico qualcuno non me ne vogliate. Io, nonostante avessi 18 anni quando Gelsomina purtroppo è andata via, ho un ricordo televisivo, ovvero di questa ragazza che era un ciclone, si vedeva nello sguardo, quello che io ricordo, e del tifo che aveva innescato, tipo in mia madre che vedevamo Telenorba, ricordo l'ultimo anno, perché c'era magari la ragazza che era in grado di, cioè, per noi era riuscita ad abbattere la barriera, quella là che ti porta dal locale ad un livello superiore, per poi, come dimenticare, tutti i programmi su Telelauria che comunque ci coinvolgeva, però io coinvolgeva un po' tutti, ho un ricordo indotto nella popolazione che forse è la cosa più bella, perché ha lasciato nella popolazione la determinazione e la professionalità di essere giornalista, ovvero in ognuno, anche nella persona più semplice, emergeva questa volontà. Lei era la giornalista per icona, era nell'immaginario collettivo, e riusciva a trasferire questo spirito che poi abbiamo visto tutto di competenza ed esplosivo, oltre alla sua grande passione per i bambini e poi la politica. Lei divenne consigliera comunale, le è stata intitolata, se non sbaglio, all'amministrazione Pisani negli anni 93-94, la sala consiliare, che è il simbolo proprio del valore che Gelsomina è riuscita a trasferire alla nostra popolazione ed essere simbolo anche istituzionale. Lei, riguardando, perché in questi ultimi giorni il Festival del Giornalismo, il premio Gelsomina Scaldaferri, che ci riporta e ci lega un po' a quella che è la concretezza dell'essere, perché spesso noi siamo stati accompagnati dai gossip, dalla notizia per vincere, per vendere una copia di giornale in più, dal vizietto che abbiamo noi politici di accaparrarci il giornalismo. Io ho rivisto alcune scene, alcune notizie, c'era il taglio giornalistico che non poteva essere se non legato alle competenze di una giornalista che vede lì dove gli altri non vedono, che informa secondo quello che può recepire la gente e deve recepire nella parte sana. Penso che sia un esempio, abbia precorso i tempi. Ho letto qualche frase in cui innanzitutto nello sfruttare la capacità del piccolo grande schermo, perché riusciva, io ero un ragazzo, un bambino, però riusciva a tenerti lì, seppur non ti interessava, aveva la capacità di intrattenere. Vi ricordate Telelauria, non c'era tutta questa stabilità del segnale, ogni tanto poi ricordo che spesso ero dai miei nonni che seguivano la trasmissione di Pio Carlo Magno, un po' prima, un bel po' prima, alle 6:30, c'era questa, non so se era Merendiamo Insieme o altro, perché poi lei è stata anche nel mondo del teatro, gli spettacoli con i bambini, era a 360 gradi, non l'ho conosciuto, ma mi sembrava un ciclone, e si distingueva in quel che faceva, non era un apparire in quanto tale, era la concretezza all'interno di quel che faceva, che è quello che deve contraddistinguere un profilo, soprattutto professionale, ma in generale in quello che si fa. Oggi purtroppo la società delle apparenze a cui siamo arrivati, abbiamo avuto una dimostrazione di quelle che sono le apparenze, la differenza tra il dire e fare, l'essere concreto e portare avanti, perché non è semplice. Gli anni 90 io li ricordo, fare quei programmi con i bambini, tutte le reticenze, mettersi in discussione, fare il teatro in un determinato modo, venivamo da un periodo di boom, ma che comunque ancora non eravamo aperti culturalmente, vivevamo, diciamo, anche culturalmente dei retaggi che forse ancora tutt'oggi non sono stati superati, però il messaggio che lei trasferiva e che ha trasferito, a mio avviso, li aveva superati lei. Non c'era la necessità che lo superassero, perché arrivava e poi riusciva a coinvolgere anche il più scettico, se noi pensiamo al ruolo delle donne, senza tante chiacchiere, con il protagonismo e con la concretezza, che è quello che serve. A me dispiace da cittadino non averla conosciuta, fra l'altro lei è legata ad un ricordo indelebile della mia vita, perché vola via a settembre, se non erro, del 94, a ottobre del 94 muore un mio amico
amico di 28 anni per ictus cerebrale che ha accompagnato il percorso della mia vita in un modo diverso, quindi ogni volta che rivivo quelle immagini li collego ad un momento che inevitabilmente ha legato a una persona distante ma che comunque rappresentava, diciamo, l'emergere della società dell'epoca, l'emergere di un modo di distinguersi, perché anche allora c'era la genericità, il qualunquismo era in una parte marginale ma comunque iniziava ad evolversi, e poi diciamo è legato ad un aspetto della mia vita che ha contraddistinto, diciamo, un'altra figura giovanile che comunque ha accompagnato la mia vita. Per questo penso che questo sia un momento importante, è un momento che sancisce ancora di più, se ce ne fosse bisogno, che tutto passa ma restano le cose, in qualsiasi modo noi le possiamo proclamare, possiamo, diciamo, descriverle, dirle, restano i fatti. Di Gelsomina resta quello che è stato, e lo è la dimostrazione questo evento, lo è la dimostrazione quando se ne parla in mezzo alla comunità, e penso che è stata anche la dimostrazione di testardaggine di colui che, confidando nei propri mezzi, perché poi devi averli, perché chiunque può professare, ma se non li hai, dimostra di poter arrivare perché ci crede ed in grado di muoversi pur venendo da una famiglia comune, quale tante famiglie che contraddistinguono Lauria. Grazie al sindaco Angelo Lamboglia, sono particolarmente contento perché più andiamo avanti nel corso di questa serata e più conosco particolari della vita di Gelsomina, e quindi non può farmi altro che piacere. E proprio andando avanti nel ricordo di Gelsomina, chiamo qui la signora Ginetta Scaldaferri, la zia di Gelsomina, per un primo ricordo da parte della famiglia. Lì al microfono, sì qui, ecco qua. Tra l'altro autrice del testo Un ciclone di nome Gelsomina, in cui la signora Ginetta ha ricordato con aneddoti, racconti la figura di Gelsomina. Prego, signora Ginetta. Allora, buonasera, mi sentite? Buonasera a tutti. E mi corre l'obbligo innanzitutto di rivolgere a nome mio personale e della mia famiglia un ringraziamento sentito e di vero cuore alla redazione di Vivo L24, all'Arci, al Comune di Lauria, alla provincia di Potenza e alla Regione Basilicata. Spero di avermi detto tutto. Perché avevo paura di dimenticarmi. Veramente siamo come famiglia, siamo onorati, orgogliosi, grati, riconoscenti. Grazie di cuore. Sono trascorsi 27 anni dalla morte di Gelsomina, un lasso di tempo considerevole, eppure il suo ricordo è ancora vivo nella nostra comunità e non solo. Alcuni anni fa, leggendo un libro di Isabella Allende, fui colpita da una frase: non esiste separazione definitiva fino a quando c'è il ricordo. Ora, che successe? Questa frase accese nella mia mente un'idea, l'idea di raccontare, di scrivere la storia della vita di Gelsomina. Cioè, io volevo che il suo ricordo rimanesse per sempre. Una vita breve, naturalmente, ma vissuta con tanta intensità da lasciare un'impronta importante, un ricordo indelebile. La mia idea, cioè il mio desiderio, era quello che anche i giovani che non avevano avuto modo di conoscerla, come hanno detto loro, potessero riflettere e considerare il valore, l'importanza di essere attivi nella vita, di essere propositivi, di essere costruttori del loro futuro. In effetti è questo il messaggio che ha lasciato Gelsomina nella sua breve esistenza, e noi le siamo grati per questo.
niente, ora vorrei io scrissi questo libro che intitolai Un ciclone di nome Gelsomina, ed è qui nella copertina, c'è la copertina che lo illustra. Io tra poco Lidia Di Giorgio leggerà alcuni brani tratti da questo libro. Io voglio ricordare Gelsomina in una maniera più sentimentale, come dire, più intima. La ricordo bambina, era veramente una bambina molto molto vivace, veramente un ciclone, come vuol dirsi. Ricordo il suo sguardo curioso, il suo sorriso ironico, furbetto direi. E poi ricordo un'altra cosa, ricordo il suo pancino e il suo sederino prominenti, che erano veramente una preoccupazione grande per mamma Rosaria, la quale diceva: la devo mettere a dieta, mangia troppe leccornie. La cosa più sorprendente fu che nell'età dell'adolescenza Gelsomina si trasformò, cioè l'anatroccolo diventò un bellissimo cigno. In pochi mesi, poco tempo, la bambina diventò una ragazza bellissima, alta, slanciata, con una chioma di capelli biondi che incorniciavano un viso illuminato da due occhi azzurri bellissimi. Non passava inosservata Gelsomina, assolutamente no. Lei ne era consapevole, però non assumeva atteggiamenti di orgoglio, non si dava le arie, come suol dirsi. I ragazzi ammiravano la sua bellezza, però ammiravano anche il suo modo scanzonato e libero di vivere. A lei piaceva stare in mezzo agli altri giovani, era amica di tutti. Infatti ci sono i suoi amici, aveva tantissimi amici, gli amici che oggi sono uomini e donne mature la ricordano con tantissimo affetto, penso che non la dimenticheranno mai. Questo è il ricordo che ho di Gelsomina piccola. Poi scusate se sono un po' emozionata. Nel mio libro però io parlo anche della sua malattia, purtroppo, che lei affrontò con uno spirito da guerriera veramente eccezionale, cioè nel senso che era battagliera, lei voleva superare il problema che aveva, con tutte ce l'ha messa tutta. Sono emblematici i versi di una poesia che lei scrisse di notte quando era a Conversano, faceva la giornalista a Telenorba, e la scrisse diciamo un annetto prima che lei morisse, quindi non stava già bene e non riusciva a dormire perché era preoccupata e non era sofferente, e quindi non dormendo scrisse questa poesia molto, abbastanza lunga. Io ho estrapolato alcuni versi più significativi che vi vorrei leggere, anzi vorrei far leggere alla mia amica Maria Pia Papaleo, perché lei certamente li leggerà meglio di me. Prego Maria Pia, vuoi venire? Come sempre riesce la mia mente a pensare poesie. Il sole si chiama Zio Paolino, così gli antichi del mio paese chiamavano quello che per... Ah, Morfeo, Morfeo, che avvolgi i miei sensi, quanto potere che hai tu. Se possedessi io la magia del sonno, addormenterei i bambini nel modo più dolce che c'è. Canterei
nelle foreste un dolce canto per gli animaletti che li abitano e per le piante che lì crescono. Soffierei sul viso degli innamorati un vento tiepido di serenità. Griderei alla luna di vegliare sempre sui figli miei, i figli della notte. Ah, Morfeo, Morfeo, quanto desiderio. E quanto desidero che tu rapisca la mia mente quando è l'ora del riposo. Gelsomina Scaldaferri. E niente, voglio completare questo mio ricordo di Gelsomina con le parole di papà Elio, al quale va in questo momento la nostra vicinanza e il nostro affetto. Sono parole che scrisse dopo la morte di Gelsomina, qualche tempo dopo, ricordando le ore trascorse accanto a Gelsomina, accanto al suo letto. La tua guancia attaccata alla mia. Nella stanza dell'ospedale mi parlavi dei tuoi sogni, delle tue aspirazioni. Ti ascoltavo in silenzio, trattenendo le lacrime e la disperazione. Solo il tuo profumo alleviava lo stato d'animo che mi opprimeva. Continuerò a vivere. Forse avrò anche qualche momento di gioia, ma non potrò mai fare a meno di ricordare un solo attimo della tua breve vita. Papà Elio. Scusate la mia emozione, non sono abituata a parlare in pubblico, grazie comunque. Grazie alla signora Ginetta Scaldaferri per questo commovente ricordo di Gelsomina. Allora Giacomo, io direi di passare al momento clou della serata con la consegna del primo premio dedicato alla memoria di Gelsomina Scaldaferri, giovane donna come lo era Gelsomina. Il primo premio dedicato a Gelsomina Scaldaferri va alla giornalista del TGR Basilicata Sara Lo Russo. Invito qui Gianfedele Scaldaferri, il fratello di Gelsomina, per la consegna del premio. Vieni Gianfedele. Giacomo, se vogliamo prendere la targa. Eccoci qua. Insieme al libro della signora Ginetta, un ciclone mettetevi a favore di camera, di fotografie, a Sara Lo Russo, giornalista del TGR Basilicata, primo premio Gelsomina Scaldaferri per la sensibilità e l'umanità con cui racconta la quotidianità dei nostri giorni, unendo informazione, ironia e correttezza. Complimenti a Sara Lo Russo. Gianfedele, due parole giusto per l'accompagnamento al premio a Sara. Ringrazio tutti per la presenza e per essere qui in ricordo di mia sorella. Sono molto emozionato perché parlare di Gelsomina faccio fatica, insomma, voi comprendete questo aspetto mio. E niente, avete già detto tutto voi, mi accodo alle parole di zia Ginetta che condivido in toto, con la quale abbiamo collaborato per la stesura del libro, lei lo sa, lì dentro c'è un po' tutto, tutta la storia che ha portato purtroppo poi alle conclusioni che tutti noi conosciamo. Però voglio ringraziare Giacomo per questa iniziativa, Mimino, tutti voi che siete qui in questo momento, e speriamo che gli anni prossimi con le altre edizioni sarà sempre meglio e il ricordo di Gelsomina sarà sempre più radicato nella popolazione di Lauria che lei amava tanto e spero sia contraccambiato come sentimento. Tutto qua. Grazie. Grazie Gianfedele per queste tue bellissime parole. Sara, grazie a te, ti puoi accomodare così facciamo, poggiamo qui. Sì, Giacomo, vogliamo dare una mano a Sara? Ok, perfetto. Una prima riflessione a Sara. C'è lì il microfono, Sara? Ah, ok, va bene anche quello. Okay. Sì.
Allora, Giacomo è stato molto preciso nella sua introduzione, nel dire quanto è importante oggi l'informazione, la lotta alle fake news, proprio alla luce di quest'ultimo anno così difficile per tutti noi, in tempi di pandemia, com'è difficile gestire anche le fake news in un periodo così particolare. Ecco, a te volevo fare un paio di riflessioni, così hai tutto il tempo per poterci rispondere. Ecco, come si racconta, giornalisticamente parlando, un periodo come quello che abbiamo vissuto e il rapporto tra giornalismo e i social, perché sappiamo che i social a volte sono fonte di informazione, a volte invece distorcono quella che è la realtà dei fatti. E poi per ultimo volevo chiederti, anche io da giovane appassionato di giornalismo che si sta affacciando alla professione giornalistica, un tuo personale consiglio da dare ai giovani che si vogliono avvicinare alla professione giornalistica. Ma mi sentite? Sì. Allora, innanzitutto un enorme grazie, e non solo per il premio, sicuramente la cosa mi onora, ma mi onora questo premio, perché io non ho conosciuto, però quello che emerge è che ha lasciato una traccia enorme, e se c'è un'ambizione che ha qualunque giornalista è quella di lasciare dietro di sé una traccia di questo tipo. Quindi io mi auguro, nella spero carriera che farò, di avere soltanto un briciolo di questo amore di ritorno da quella che sarà la comunità in cui lavorerò. Quindi grazie per questo. E un'altra riflessione veloce prima di risponderti. Questo premio che avete, insomma, che, per cui avete lavorato, questa serata per cui avete, che avete organizzato, ha un valore enorme per il giornalismo locale. Io sono convinta che il giornalismo locale sia molto più difficile di quello nazionale. Molti mi diranno che non è così, perché arrivare, come dire, nelle grandi TV, nei grandi giornali è sicuramente complicato. È vero, è complicato. Ma stare nei territori, fare giornalista nei territori, come faceva Gelsomina, è un combattimento quotidiano, perché tu tutti i giorni affronti le vite delle persone, hai in mano le vite delle persone, parli delle vite delle persone, di persone che il giorno dopo incontrerai al supermercato, incontri alla farmacia, persone che ti sono vicine, che sono che magari abitano al piano di sopra nel tuo palazzo, o che hanno in qualche modo un legame con la tua famiglia, ti trovi ad affrontare notizie che riguardano la tua famiglia. Quindi fare il giornalista locale non è vero che è, come dire, un passaggio intermedio per la rampa di lancio nazionale. Chi è giornalista locale è giornalista locale tutta la vita, come lo è stata Gelsomina, ed è molto più faticoso. Per questo credo che l'intuizione che avete avuto insieme alla famiglia di costruire, di organizzare questo premio, per cui vi auguro altre 10.000 edizioni e per cui sono davvero onorata, sta proprio nella forza del giornalismo locale. Voi, tutti i miei colleghi qua presenti, lo potranno confermare. Detto questo, provo a rispondere, sono domande complicate. Parto da come si raccontano questi tempi complessi. Io so come ho provato a raccontarla io. A un certo punto, quando la pandemia ci ha travolti, io non ero ancora entrata in Rai, stavamo ancora studiando per il concorso e ero ancora una freelance. E a un certo punto mi sono interrogata su come dare una prospettiva diversa. Ho fatto un ragionamento molto banale, ho provato a osservare il mondo, ho letto, e proprio in quei giorni usciva un articolo su The Lancet, che è una delle, è la più importante rivista scientifica pubblicata al mondo, che ricordava semplicemente come le donne sono più del 50% della popolazione, diciamo il 50% della popolazione mondiale. Sono oggettivamente nel mondo le persone dedicate alla cura, al lavoro sanitario, rappresentano il 70% degli operatori sanitari, sono quelle che si occupano dell'assistenza sociale, pensiamo alle badanti, pensiamo all'assistenza sanitaria, eppure soprattutto nei primi giorni la pandemia era gestita dagli uomini, cioè nei
giornali, nell'informazione, nei servizi televisivi, a parlare di pandemia, a gestire la pandemia, a organizzare la risposta alla pandemia, donne non ce n'erano, non si chiedeva alle donne, ma scusate, come si può fare? In questo articolo, che era firmato da tre studiose, una in particolare della London School of Economics, quindi insomma diciamo ricercatrici di livello importante, faceva un paragone e richiamava scientificamente il periodo che era stato vissuto ai tempi della Zika e di Ebola. Diceva, anche in quel caso, sempre un'epidemia, una pandemia era, le donne erano le persone che si occupavano della cura della casa, della famiglia, quindi erano quelle che si potevano infettare di più, curavano oppure andavano fuori perché si occupavano della spesa, dei farmaci, quindi incontravano la comunità esterna, tornavano a casa, portavano il virus. Eppure nessuno si è posto il dubbio di chiedere alle donne come organizzare la risposta, perché probabilmente chiedendo alle donne come organizzare il sistema sanitario, la risposta sul territorio, forse avrebbero dato risposte concrete di perché semplicemente conoscevano quali erano le necessità per affrontare. Da questo mi sono detta, credo di aver lanciato un periodo di pensiero condiviso. Comunque, partendo da questo, quello che ho fatto, mi sono guardata intorno e ho semplicemente provato a raccontare la pandemia dal punto di vista delle tante donne che la stavano vivendo, operatrici sanitarie, ma anche banconiste di salumeria, addette alle pulizie, libraie, di tutto, mamme a tempo pieno o manager, psicologhe. E quello che è venuto fuori è stato semplicemente, secondo me, un viaggio per me importante nella quotidianità delle persone. Però poi accendevi il TG la sera, i dati, gli ospedali pieni erano davvero il problema, ma nelle case delle persone e nella pandemia vissuta dalle donne, che ripeto è il 50% della popolazione, cioè non è un dato secondario, non si tratta di un puntiglio, non si parlava. Quindi io ho provato ad affrontarla così, provando a fare questo tipo di racconto. So che ci ho guadagnato molto più io, come dire, per me è stato un guadagno in emozione, anche in consapevolezza. Insomma, far parlare le persone è l'unica cosa che ha senso se fai questo mestiere, secondo me. Grazie Sara per questo tuo primo intervento, poi magari Giacomo avremo modo ancora di interagire con lei. Andiamo avanti nella nostra scaletta, chiamo il caporedattore del TG Norba Massimo Bianco, a cui chiedo questa riflessione: come è cambiato il mondo dell'informazione dai tempi di Gelsomina ad oggi? E visto che, come abbiamo ricordato prima, Gelsomina ha collaborato con Telenorba, se lei ha un ricordo personale di Gelsomina legata alla sua collaborazione con Telenorba. Buonasera, permettetemi di fare il cronista. Allora, io sono da pochi minuti qui a Lauria e ho registrato un entusiasmo incredibile in voi giovani, che è una cosa che mi ha colpito. Vi vedevo, osservavo come stavate organizzando, proprio un entusiasmo incredibile, anche come parlate di giornalismo è un entusiasmo. Perché devo dire, cara collega, che è vero che il giornalismo locale è importante, ma solo nel giornalismo locale trovi la passione. Alla RAI non ci sta più la passione. No, è una battuta naturalmente, ma voglio dire che il giornalismo locale, questa passione che aveva Guglielmina, e voi l'avete interpretata, secondo me voi non avete bisogno di ricordarla nel Gelsomina, voi la vivete Gelsomina, perché avete quell'entusiasmo che io ho registrato in pochi mesi che Gelsomina è stata da noi.
Gelsomina aveva una grande, veramente una grande passione per il giornalismo. Quando si parla di passione per il giornalismo, non pensiate che sia solo il fuoco sacro, no, di questa voglia, oppure, come diceva il sindaco, giustamente, di apparire. Perché questo è il grande problema adesso, che molti giornalisti fanno questo mestiere per apparire. Molti giornalisti non sono più giornalisti quelli, no, vi faccio un esempio molto, tanto per arrivare, no? Le interviste le fa anche Mara Venier. E quindi un po' quello che era il vero giornalismo è scomparso, e Gelsomina ce l'aveva tutto, perché Gelsomina era venuta da noi per condurre un telegiornale che non ha mai condotto, però la, giustamente, come bisogna fare quando ci si approccia a un mestiere, bisogna naturalmente fare un po' di gavetta, e la gavetta è soprattutto per strada, perché il giornalismo è per strada, non è sui social. Il giornalismo è per strada vedere e commentare, cioè io ho fatto quella, come dire, quella riflessione venendo qui, perché io ho fatto il giornalista, ho visto quello che stava succedendo e l'ho raccontato, attenzione, raccontare, no? Verificando le fonti. E questo è il grande problema di Facebook, è questo il grande problema, dove noi giornalisti dobbiamo difendere la nostra professione e non fare anche noi ricorso a Facebook quando ci troviamo nei guai perché non abbiamo quella determinata notizia. Voi che fate il giornalismo locale, che lo fate con grande entusiasmo, ecco perché sono convinto che Gelsomina è qui, è viva, vi ha trasmesso un messaggio stupendo, soprattutto voi che addirittura non l'avete conosciuta. Quindi voglio dire, nella breve vita di Gelsomina, se è riuscita a dare questa forza, questo entusiasmo, vuol dire che era una persona che aveva una marcia in più, era una donna che aveva una marcia in più. Ed era una donna che sicuramente avrebbe fatto tutti quei passaggi che la comunicazione ha fatto nel tempo, perché quando Gelsomina era da noi, noi eravamo ancora con la telecamera, il microfono, l'omino con il faro, è tutto un discorso incredibile. Però Gelsomina è venuta a Conversano e a quell'epoca spostarsi da Lauria a Conversano erano dei sacrifici, perché Gelsomina ha fatto dei sacrifici. E mi ha colpito molto la poesia della che avete ricordato, perché ricorda un periodo, purtroppo lo devo dire, noi abbiamo vissuto con Gelsomina un periodo di inizio di entusiasmo, perché bene o male Terenorba, che è nata come giornalismo locale, noi raccontavamo anche, questo è stato il grande segreto di Telenorba, raccontavamo anche se nel paesino più sperduto della Puglia, alla vecchietta gli fossero state tolte delle galline. Cosa che è assurdo, ma la Telenorba è entrata così dappertutto come giornalismo locale, raccontando anche i fatti che oggi possono sembrare quelli più futili, quelli inutili, quelli, così è nato, così dovete fare voi. Ora, Gelsomina è venuta da noi perché allora Telenorba era il trampolino di lancio, per cui io penso che se il periodo di lavoro, di giornalismo che Telenorba ha fatto da noi fosse stato più duro, noi avremmo sicuramente l'avremmo persa Gelsomina, perché Telenorba è stato il grande trampolino di lancio per le TV nazionali, per la RAI, per la mia è stata una battuta sulla passione, non vorrei essere. E lei era venuta lì per condurre, dopodiché è successo quello che voi conoscete meglio di me. Ma a questo punto vi voglio citare un mio collega, Maurizio Marangelli, che è stato molto più vicino a Gelsomina, perché lui, essendo conversanese, naturalmente dopo le ore di redazione, dopo i servizi, aperta, e apro subito una parentesi, era bravissima Gelsomina, aveva capito cos'era il giornalismo televisivo.
sapeva mettere lo stand up al punto giusto, sapeva dove stava la notizia, sapeva quello che la collega diceva, far parlare la gente, cioè il giornalista televisivo deve scomparire totalmente, altro che apparire, far parlare la gente, essere cassa di risonanza di quello che succede qui in piazza, le voci della zia, le voci del fratello, le voci, questo è il giornalismo televisivo, far parlare la gente. D'accordo? E Gelsomina c'era riuscita, aveva fatto dei servizi e poi, essendo lucana, spesso veniva anche qui in Basilicata a fare dei servizi. Dopodiché è successo quello che è successo e il mio collega, che cercava di capire il dolore di Gelsomina, ma non riusciva a strapparlo, a capire che cosa stesse succedendo in lei, e adesso è stata molto chiara quella poesia che ho sentito, proprio scritta a Conversano, se non vado errato, perfetto. Esatto, scritta a Conversano, e lui cercava di strappare perché la vedeva addolorata, ma l'entusiasmo continuava ancora, e purtroppo il grande dolore al mio collega è rimasto perché non ha mai più visto il gesto mio. E quindi questo non voleva. Prego. Grazie. Questo lo volevo dire perché è stato il mio collega quello che è stato molto più vicino a lei, quindi Gelsomina sicuramente avrebbe fatto una cosa che state facendo voi e sicuramente avrebbe curato un sito come quello che state curando voi, che state sicuramente curando con lo stesso entusiasmo che avrebbe fatto Gelsomina. Grazie. Grazie a Massimo Bianco, caporedattore del TG Norba, per questo suo primo intervento. Allora, l'ha ricordato prima la signora Ginetta, faccio venire qui, faccio avvicinare al microfono Lidia Di Giorgio, un applauso per Lidia, che ci farà delle letture dal libro della signora Ginetta, un ciclone di nome Gelsomina. Una prima lettura, se ce la vuoi anche, diciamo, presentare questo tuo primo brano che leggerai, Lidia. Certo. Lo leggo direttamente. Vuoi leggere? Prego. Io ho fatto un po' di strada per venire qua, ma ci deve salutare perché ovviamente deve tornare in Puglia. Dottor Massimo Bianco, grazie per il suo contributo al dottor Bianco. Allora torniamo alla lettura. Okay. La vuoi leggere? Hai detto che la leggi direttamente, Lidia? La leggo direttamente. Negli anni 80 e fino al 1994, Lauria vive un periodo di grande vivacità sociale, di partecipazione attiva alla vita pubblica e politica grazie a due emittenti televisive, Teleoasi e Telelauria. Gelsomina è protagonista di entrambe, ma profonde il suo impegno e il suo entusiasmo, in particolare nelle trasmissioni di Telelauria. Viso, in particolare nelle edizioni serali del telegiornale, buca il video. Bella, spigliata, sicura di sé, grazie anche alla frequentazione a Roma negli anni 90 e 91 dell'Istituto Superiore di Giornalismo, arriva ad acquisire una professionalità che le avrebbe consentito certamente una gratificante e luminosa carriera nel mondo dell'informazione. I trentenni di oggi ricordano una trasmissione per bambini nella quale lei era conduttrice, Merendiamo insieme. Le piaceva inventare i testi e coinvolgere i bimbi in giochi divertenti. Spesso li prelevava lei stessa dalle loro case per portarli nella redazione della TV. Scusate. Giovane signora, no, ricorda Gelsomina come una fatina bionda, bellissima, che lei aspettava trepidamente per trascorrere pomeriggi indimenticabili. Ai giochi studi
studio si alternavano telefonate di altri bimbi che chiamavano da casa per rispondere a domande varie e vincere piccoli premi in un clima di serena e gioiosa competizione. No, grazie. Vincenzo Policastro, altro importante conduttore televisivo, ricorda il suo fervore, la sua inventiva, le sue capacità espressive, il suo stile personale spontaneo di comunicare. In un suo libro, parlando di Gelsomina, scrive: «Non potrò mai dimenticare i 3 anni abbondanti trascorsi insieme presso le 2 TV locali, dove hai dato il meglio di te stessa. Come dimenticare le lunghe maratone elettorali, quando ci alternavamo fra quel mare di candidati?» Pino Carlo Magno, anche lui giovane giornalista di Telauria, ha vari ricordi legati alla sua esperienza nella TV con Gelsomina. L'amore e la dedizione per i bambini, l'esperienza di ballerina acquisita frequentando un corso di discipline artistiche, ne consentono di creare una scuola di danza a Maratea. Indimenticabile il saggio di fine anno svoltosi il 18 luglio 1992. Indelebile il suo ricordo nella mente e nel cuore delle sue alunne. Grazie Gelsomina. Grazie a Lidia, chiaro, l'emozione stasera la fa da padrone. Gelsomina, abbiamo detto che era una giornalista ma aveva anche la passione politica. Lei si è candidata alle elezioni comunali, correggetemi se sbaglio, nel 93 come consigliera comunale, è stata eletta nelle liste della Democrazia Cristiana, quindi questo rapporto fra informazione e politica, e quindi coinvolgo il presidente della provincia di Potenza, il dottor Rocco Guarino, a cui chiedo questo. Prima ne parlavamo con Sara, tutta la gestione dell'informazione durante la pandemia, invece a lei chiedo dal punto di vista politico come è stato gestire un anno così difficile e il rapporto tra politica e informazione oggi, dottor Guarino, lei come la vede da questo punto di vista? Ma innanzitutto ti ringrazio per l'invito di questa sera. Quando Mimino mi ha contattato, mi ha chiesto insomma di essere presente, ho detto subito di sì, anche per ragioni insomma di natura. Se può avvicinare un po' il microfono, sì. Così si sente meglio, grazie. Vediamo. Si sente? Ok, perfetto. E anche per ragioni insomma di natura personale, con tanti amministratori di Laurie con i quali insomma abbiamo condiviso momenti di gioia e di delusioni anche politiche, i quali va un saluto affettuoso, in modo particolare ad Antonio Pisani, che ha rivestito il ruolo che io oggi rivesto, e quindi insomma sono venuto con immenso piacere. Saluto Angelo Lamboglio, con il quale insomma questa domanda la poteva rivolgere anche a lui, perché abbiamo condiviso questo periodo insieme. Noi abbiamo una chat di tutte e 131 i sindaci di Basilicata, dove qualche anno fa uno dei nostri colleghi decise di cancellarsi, e in risposta scrivemmo tutti insomma che era un emerito imbecille. Non dico il nome perché insomma avere una chat di discussione di tutti e 131 i sindaci è un elemento di forza, e noi lì abbiamo scritto e ci siamo confrontati di notte e di giorno durante questo periodo, quindi abbiamo un po' condiviso tutto il periodo della pandemia. E devo dire la verità, io condivido, io sono fra quelli che sostiene che le donne hanno una marcia in più, e non lo dico per avere, voglio dire, un applauso. Anche nella chat le colleghe donne erano quelle più attive. Senso pratico e senso orologio, però questo bisogna anche dirlo, perché alle 2 di notte, alle 3 di notte, insomma, qualcuno si svegliava e faceva la domanda: ma domani i mercati sono aperti, come li apriamo? E così via, cioè proprio lo dico in modo pratico, ma questo è stato. Però prima di rispondere nel merito della domanda, voglio salutare con affetto la mamma, il papà e i familiari di Gelsomina.
che io non ho conosciuto, ma che ho provato a conoscere attraverso, insomma, pubblicazioni, interviste, che anche sulla rete, poi dell'uso della rete ne dovremmo discutere, però che sia uno strumento formidabile di informazione, anche veloce, è un dato di fatto. E quindi mi sono fatto un'idea già prima di venire qui, ora l'idea è ancora più chiara. E credo che le due professioni, utilizzo questo aggettivo, credo che il giornalismo e la politica sono due professioni che se ne dica negli ultimi anni, o che se ne è detto dal 92 in poi, quindi dall'inizio di Tangentopoli, provando a dire che la politica non è una professione, che è solo un'attività di volontariato, non è così. Le due professioni nascono insieme, nascono dalla passione, dall'attenzione per il proprio territorio e per i cittadini del proprio territorio, perché è da lì che si inizia, dall'azione che ognuno di noi mette in campo nel proprio territorio al servizio dei cittadini del territorio. Mi pare che Gelsomino rappresentasse esattamente questo in tutti e due i ruoli, dalle delusioni che, ahimè, sì, in politica e credo anche nel giornalismo si è costretti ad affrontare quotidianamente, perché si è sempre sotto esame, diciamocelo francamente. Tra l'altro, tra le due categorie di persone, dei laboriosi che sono quelli che collaborano e quindi quella critica, quell'esame è un esame costruttivo che ti aiuta a crescere, e dei lamentosi che sono quelli che in ogni comune, insomma, puntualmente stanno in piazza davanti a un bar a lamentarsi puntualmente di tutto. E quindi sia la politica che il giornalismo sono soggetti a queste due critiche quotidiane, soprattutto in realtà piccole come le nostre, anzi questa è già una realtà bella grande, ma se io penso alla mia realtà, io vengo dal Bano di Lucani, un paesino di 1400 anni, insomma, capite che è un piccolo palazzo di Napoli o di Milano, quindi di questo si tratta. E alla fine, con impegno e quindi con sacrificio e con preparazione, perché poi si è costretti a prepararsi sempre di più anche alla luce di alcune delusioni, queste due attività diventano di fatto professioni. E sono quelle che, ahimè, parlo della politica, nel giornalismo per fortuna ci sono, poi ci sono pure giornalisti, voglio dire, come alcuni giornalisti d'assalto che fanno quella manipolazione maledetta che tu dicevi delle persone in carne e ossa, e quindi pur di fare un titolo di giornale distruggono famiglie, persone, attività e quant'altro. Quelli, ahimè, non sono professionisti, so ben altra cosa, però da voi ci sono. Da noi invece in politica questo purtroppo, ahimè, ultimamente è un po' assente, diciamo, tra virgolette, perché c'è un'assenza di politica. Non a caso ho iniziato dicendo che abbiamo una chat di tutti i sindaci, cioè il tutto poi ricade sugli amministratori locali, dei sindaci ma anche dei consiglieri, degli assessori, ai quali va un saluto affettuoso a tutti gli amministratori di Lauria. Se io sono presidente della provincia, la colpa è anche loro, perché loro mi hanno votato, mi hanno sostenuto, quindi se ho fatto qualche errore, un po' di colpa è anche la loro, e li ringrazio di cuore. Quindi il tutto poi è arrivato all'interno delle istituzioni, che hanno un ruolo ben preciso, ben definito, perché chi insomma riveste una carica istituzionale deve dare risposte. E molte volte, così come è accaduto in questo periodo particolare della pandemia, non c'è il tempo anche di pensare, voglio dire, a strategie o a attività politica vere e proprie che prova a guardare oltre l'attività istituzionale. Oggi la pandemia, al netto di come l'abbiamo affrontata, ci pone una questione, la pone un po' a tutti. Passiamo da un periodo di austerità enorme che ci ha visti, insomma, soffocati anche nelle più piccole idee o più piccoli sogni che ognuno di noi voleva realizzare, a una situazione totalmente diversa, quindi un'economia che si è bloccata, ma una massa enorme di denaro che prova a far ripartire l'economia in tutti i paesi dell'Europa, io credo nel mondo.
E quindi c'è bisogno, solo Dio sa, di politica con la P maiuscola, perché noi dobbiamo tracciare le linee guida per guardare al futuro. E quindi questo premio, il ricordo di Gelsomino, quindi una persona che ha guardato all'epoca lontano, per noi è un'esperienza che dobbiamo fare propria e provare a mettere in campo per guardare a un futuro migliore. Questa è la sfida che oggi noi siamo chiamati a fronteggiare. Grazie. Grazie Presidente Guarino. Torno da Sara, anche Giacomo, se poi magari voleva fare una riflessione insieme a Sara, era in debito con le altre riflessioni che ti avevo posto prima, però mi preme soprattutto questo, il consiglio da dare ai giovani che vogliono avvicinarsi alla professione giornalistica, perché sappiamo oggi quanto è difficile fare il giornalista in Italia, quali sono le grandi difficoltà. Ecco, quindi tu che tra virgolette ce l'hai fatta, perché sei arrivata ad un buon livello a livello professionale. Quindi il tuo personale consiglio ai giovani che vogliono affacciarsi alla professione giornalistica? Allora, proprio perché sono consapevole della fatica che ho fatto, sicuramente siamo con altri colleghi, siamo vincitori di un concorso che devo dire è un'opportunità che ci è stata data di questi tempi molto rara. Io sono entrata in Rai insieme ad altri colleghi per un concorso pubblico fatto in tempo di pandemia, credo se ne facciano molti molti pochi in Italia in questo momento, quindi questo diciamo innanzitutto l'augurio che che l'opportunità che abbiamo avuto noi adesso possa essere per altri anche. Però sono anche consapevole, come dire, della grande occasione che ho avuto, e questo mi richiede una parentesi doverosa, perché innanzitutto credo sia obbligatorio oggi che ci troviamo a parlare in un convegno, insomma in un dibattito di politica e giornalismo, fare almeno il mio pensiero di solidarietà in questo momento ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno, che da domani non è più in edicola. In una realtà come la nostra, come il Mezzogiorno, l'informazione è l'unico presidio di legalità e di speranza che abbiamo, con tutti i limiti della politica, del giornalismo, ma se muore l'informazione non c'è futuro. E allora se chiude un giornale con la Gazzetta del Mezzogiorno, se non esce più in edicola un giornale con la Gazzetta del Mezzogiorno, il Sud perde tutto. Quindi prima di dare un consiglio, innanzitutto tanta solidarietà ai nostri colleghi e tanto anche, se posso, semplicemente gratitudine a tutti i colleghi che continuano a resistere, i freelance, voi di VL24 che vi ammazzate con un blog e provate tutti i giorni a fare informazione corretta, ce ne sono tante altre di esperienze simili sul territorio. Ci vuole un coraggio e una tenacia enorme, quindi l'unico consiglio che posso dare è quello che ho provato a fare io, resistere e studiare sempre, perché c'è stato un momento in cui il digitale arrivava, la tecnologia e il digitale si affacciavano sul giornalismo, erano più o meno gli inizi anni 2000, 2002, e molti giornalisti si sono arroccati e hanno detto no, il digitale, internet sono il nostro nemico. Invece quanti di noi probabilmente hanno studiato, hanno capito che quella è la direzione che stava prendendo l'informazione, forse quantomeno, come dire, si sono trovati a essere nel mondo e nel qui e ora, perché poi per fare questo mestiere devi capire in che mondo ti trovi, non ti puoi arroccare in posizioni e dire no, internet non è giornalismo, oppure no, coi social non ci dobbiamo confrontare. Ci dobbiamo confrontare con i social, vanno gestiti, l'informazione c'è anche lì, non vuol dire, come dire, Facebook non è la fonte di informazione, ma su Facebook, su Twitter, su Instagram ci sono le persone sono il mio terminale informativo, sono la mia fonte, sono il mio pubblico, sono le persone, sono dei miei interlocutori, non è Facebook la mia fonte, ma dobbiamo imparare a gestire quel mondo, dobbiamo imparare a gestire quell'interlocuzione, quindi forse sì, non aver paura del mondo che va molto più veloce di quello che ci hanno insegnato, provare a vedere dove sta andando il mondo e ad arrivarci un po' prima degli altri, quantomeno per farti trovare pronto, perché poi se arriva l'occasione del concorso, se arriva l'occasione della chiamata a colloquio,
forse hai una preparazione più solida degli altri, hai un bagaglio più forte, che in questo lavoro è fondamentale per restare solidi, per restare solidi e per ricordarti tutti i giorni che hai in mano la vita delle persone. Questa veramente, queste due cose soltanto sempre a mente. Grazie, grazie Sara. Giacomo, se volevi anche tu fare una riflessione insieme a Sara. Sì, mi unisco a quello che ha detto Sara, ovviamente la vicinanza ai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno, e sono d'accordo che perdiamo veramente veramente tanto, quindi un abbraccio a Massimo Brancati e a tutta la sua squadra, perché è un momento difficile. Ma se parliamo di Gazzetta del Mezzogiorno non possiamo non citare un altro pioniere del giornalismo locale, che è Angelo Scaldaferri, che anche voglio ricordare, perché è doveroso insieme a Gelsomina ricordare anche il lavoro di Angelo Scaldaferri. No, l'abbiamo detto, poi volevo unire anche a quello che diceva Sara, perché quando ha detto il fatto dei corrispondenti locali, le tirate di giacchetti, il fatto del caffè al bar, io quando andai a fare il primo colloquio alla Nuova con Mimmo Parrella, mi disse: Blò, il mio pensiero è che un corrispondente locale in Basilicata da fa uno da Aosta. Perché in Basilicata alla fine ci conosciamo tutti, quindi c'è questo problema, magari fai una notizia ma riconosci quella persona, fai, quindi diventa anche difficile un po' l'approccio col giornalismo e separare magari l'amicizia dal tuo dovere di cronaca e di informazione, perché un fatto, brutto o bello che sia, è un fatto purtroppo, quindi ci puoi andare un pochettino più con la piuma, è tuo dovere magari non andare a martellare, non troccare magari gli aspetti che abbiamo citato prima del gossip o altro, però un fatto è un fatto, non c'è niente da fare. Poi il discorso che facevamo adesso è che c'è un minimo comune denominatore su cui stiamo girando un pochettino intorno tutti, Ermanno, e che mi permetto anche magari di fare un giro con i nostri ospiti, partendo anche dal sindaco Lamboglia magari, che sono un po' gli odiatori seriali del web, che sono la vera spina nel fianco. Io penso che al giorno d'oggi Gelsomina avrebbe creato, sì, diceva Massimo Bianco, avrebbe probabilmente creato un blog, anche lei, in risposta che con la sua solita, diciamo, schiettezza, con il suo andare dritta sui fatti, li avrebbe messi a tacere tranquillamente. E quante volte anche noi, Ermanno, io, tu e Mino, non abbiamo la chat dei 131 sindaci, però abbiamo una chat anche noi, quindi è inevitabile, discutiamo, è arrivata questa polemica, che facciamo? Ignoriamo o rispondiamo? Vediamo cosa fare. Quindi non si sa bene come agire, perché quelli che chiamava Umberto Eco, le legioni di imbecilli, quelli che insomma prima erano al bar e criticavano, adesso ci troviamo sui social. Cosa fare? Come comportarsi? Ecco, Mari, le istituzioni che ogni giorno sono bersagliate, come anche noi giornalisti, perché siamo sullo stesso piano alla fine, sa, ma anche penso anche il sindaco e il presidente Guarino anche avrà i suoi problemi, nonostante la piccola realtà Mari di Albano, anche ci sono i suoi problemi. Come bisogna affrontare? Vediamo un po' anche dalle istituzioni, anche Mari con Sara, se c'è magari un antidoto oppure un modus operandi per poter riflettere. Partiamo a giro dal sindaco, proseguendo per il presidente e poi concludiamo con Sara. Prima partire da quando ha detto la giornalista. Noi siamo orgogliosi perché abbiamo a capo del COC una donna, con i servizi sociali. Abbiamo fatto diversi concorsi, due prima della pandemia e altri li stiamo completando adesso, quindi vuol dire che forse quel grido d'allarme l'abbiamo raccolto. Abbiamo donne in giunta e in consiglio che mi auguro diventino la maggioranza, sempre contraddistinto dal merito tra di loro, come deve valere per gli uomini, che di questo non stancherò mai di dirmelo, altrimenti abbiamo fatto un buco dell'acqua, ma dobbiamo riconoscergli un loro grande spirito pragmatico, come dice Rocco, e soprattutto una determinazione che va oltre. Poi tutti abbiamo dei limiti e ci perdiamo, sia noi maschietti che femminucce, in alcuni limiti che dovremmo superare perché fanno parte dell'indole umano, andare oltre. E questo lo può determinare semplicemente, io ho citato quello, il ricordo di Gelsomina, perché se voi guardate i video va oltre, cioè è il suo operato che fa parlare di lei, ne parla oggi, non è altro, non dall'impressione che dava a me, io non l'ho conosciuta personalmente, non si soffermava sulla bega di chi doveva essere o non essere, lei con i fatti arrivava ad essere, dico, e questa è una bella cosa, come hai raccontato anche tu. Per quanto riguarda l'informazione, io penso che lo dice uno che si è formato pure venendo da un'altra formazione sui social. I social sono una cassa di risonanza, i social devono parlare, la commissione politica giornalismo non può esistere, ma esisteva anche negli anni 90.
è sempre esistita, a partire procura, giornalismo, politica, intrecci e convenienze che diciamo poi si contraddistinguono, il Siani di turno, la Gelsomina di turno, tutti quelli che hanno fatto un giornalismo diciamo di livello e di profilo alla fine arrivano ad attestarsi perché la gente ha bisogno dell'informazione. Va la solidarietà alla Gazzetta e mi auguro che le istituzioni sappiano attivarsi, ma mi auguro che le testate giornalistiche si chiedano il perché accade questo, perché un po' il web, un po' penso che siano affetti dalla sindrome da cui è affetto tutto il contesto in cui viviamo. Perché poi le informazioni bisogna dargli, non bisogna essere appiattito su determinate questioni. E penso che però i social e la formazione di chi guarda i social innanzitutto debba essere attestata ad una formazione scolastica che deve essere sempre più ferrea e riconducibile, secondo me, a quella che abbiamo avuto anche noi, perché anche oggi si tende a commercializzare la formazione. L'università deve fare selezione, non deve fare numeri perché deve sostentarsi, tanto per intenderci, perché una laurea può essere anche la laurea manuale nel fare un mestiere. Perché oggi abbiamo commercializzato tutto e non è possibile che, se voi andate a vedere il numero delle persone che accedono alle lauree, non dico negli anni 70 perché passavamo da un estremo all'altro, oggi aumentano a dismisura, la formazione è tale, deve fare una selezione, su questo non mi stancherò mai di dirlo. E questo comporta tutta una serie di conseguenze all'interno di un contesto che non può autocondizionarsi, perché la società va affrontata e va fatto, bisogna discernere. Oggi tutti sono ingegneri, tutti sono giornalisti, tutti sono veterinari, tutti sono insegnanti. Noi ci onoriamo di essere il comune che ha tenuto più a lungo le scuole aperte, compreso l'asilo, durante il Covid. Ma il sottoscritto è stato oggetto di petizioni sottoscritte, portate avanti legittimamente da legali, ma sui quali avevamo non ragione, di più, perché anch'io sono genitore, ma noi abbiamo il dovere di adempiere al ruolo a cui siamo chiamati ad assolvere. Abbiamo avuto pochissimi casi nelle scuole, però erano tutti medici, erano tutti tracciatori, erano tutti insegnanti, erano tutti sindaco. Allora, se la società non si riappropria dei propri valori, ma questo lo fai facendo un discernimento ed una selezione che si basa su quello che è oggettivamente il rispetto delle professionalità, noi non andiamo da nessuna parte. Il torto in questo è anche della politica, che ha lasciato intendere che tutto fosse possibile e che tutto è realizzabile, mentre anche nella politica ognuno è destinato a dei ruoli, perché c'è quello più bravo nel consenso, nell'amministrazione, nella politica, e tutto è destinato anche ad una selezione, ad una competizione naturale che non può non esserci. Quindi penso che un contesto, e questo ce lo insegna il messaggio di Gelsomino, io perché ho sottolineato per quello che mi compete il fatto che andava oltre, perché lei credeva che si potesse riuscire nei fatti. L'ha detto anche il direttore di Digi Norba, cioè l'ha conosciuta in un lasso di tempo previsto, e in quel periodo diciamo c'erano veramente i partiti e la politica che funzionava. Però è questo il messaggio che noi dobbiamo trasferire ai nostri giovani. Non tutto arriva perché noi pretendiamo tutto, il tutto è frutto di sacrificio. Perché abbiamo perso un po' questo, scade il rispetto istituzionale, il credere in determinate cose, il credere nell'informazione, perché oggi se si butta una notizia sui social si è, diciamo, quasi, non, io sono un tipo che rispondo sempre, eccetto quando ci sono delle ilarità che sono evidenti, le lascio lì, però è diventata una moda, diciamo, chi scrive sul social è quello che ne sa, non è così. Perché spesso poi dopo, quando vengono ribaltate le varie questioni, non c'è nessun altro che scrive nel ricordare Angelo Lamboglia ha scritto questo, ha fatto una grande figura di merda.
perché questo dovrebbe essere il nostro ruolo, non che non ci debba essere la cassa di risonanza. Io giocavo a calcio nel periodo 93-94, non è che i bar, gelo bar, vedete già vedere, gelo bar o il jolly bar, noi che ci allenavamo a Inferiore, si sentissero polemiche diverse, le polemiche contro il politico di turno, che quella aveva sistemato la moglie, quell'altro, naturalmente non avevano il tempo di arrivare a Milano dalla sera alla mattina, ma per Lauria anche oltre circolavano. Allora non è che si è trasformato il mondo, si è sdoganato il qualunquismo, perché prima in un contesto in cui c'erano delle competenze una persona si rendeva conto dei propri limiti. Oggi, presi dalla goliardia e dall'apparenza, che è il male che diciamo un po' dipingeva Pasolini all'epoca negli anni 70, ci si sente legittimati a fare tutto. I social hanno il vantaggio che non c'è per chi è che fa questo, non c'è un confronto one to one, però guai a dire che non sono stati utili. Hanno dei lati che vanno corretti, hanno dei lati che vanno corretti, ma soprattutto dall'utente, dall'utilizzatore finale. Perché abbiamo visto il cyberbullismo, tutta una serie di questioni. Se ti interrompo, dobbiamo dare un'altra volta brevemente Io chiudo. Sì, perché Lidia deve leggere perché ha delle faccende da mamma da espletare, quindi deve allattare. Quindi chiudo qui dicendo che dobbiamo fare una considerazione di tutto. Scusami Angelo, ma le esigenze da mamma da parte di Lidia, quindi facciamo la seconda lettura. Sì, volevo scusarmi per prima, l'emozione è tanta. Io ho conosciuto Gelsomina personalmente, ero io che aspettavo insieme a Valentina Cianci, a Piera Chiacchio, alle altre amiche, Gelsomina che ci portasse a merendiamo insieme alla trasmissione televisiva. Gelsomina è stata una pioniera, perché era una donna molto forte, dolce, passionale, ma nello stesso tempo a noi bambine ci faceva divertire, era una gioia quando la vedevamo, proprio era divertente, ridevamo. Però voglio raccontare un episodio dopo la morte. Purtroppo Gelsomina è morta di un brutto male, non c'era il vaccino. E subito dopo, quando è morta di papilloma virus, la Regione Basilicata per la prima volta a tutte le bambine dai 12-13 anni, ed ero una di quelle, chiamò i familiari e avviò un progetto sperimentale contro il papilloma virus. Per la prima volta a livello nazionale la Regione Basilicata ha fatto questo piano vaccinale importantissimo. E se, non lo so, noi siamo vive ancora, noi l'abbiamo accettato, ovviamente abbiamo fatto subito questo vaccino, considerando quello che è accaduto purtroppo a Gelsomina, dobbiamo ringraziare anche lei, perché forse se non ci fosse stato questo sacrificio, forse noi non avremmo avuto mai questo vaccino, che ancora adesso questa campagna vaccinale è attualmente, come dire, un fiore all'occhiello per la Regione Basilicata. Grazie. Allora, leggo sempre da parte nel libro di Gelsomina, un ciclone di Gelsomina di Zaginetta, leggo un pezzo importante della sua vita da giornalista. Mi dispiace che il giornalista di Telenorba non ci sia, però spero che possa leggere dopo successivamente. Dal dicembre 1992 all'Ordine dei giornalisti di Puglia e Basilicata, Gelsomina collabora con il quotidiano Roma e più volte presenta manifestazioni di rilievo regionale e nazionale, quali il premio Teatro Maratea in compagnia di Gigi Marzullo, il Festival della Canzone Italiana, il Disco d'Oro, il concorso di bellezza La Bella Italia, il premio di Giacomo in compagnia del cantante napoletano Roberto Murolo. I sogni e le aspettative sono ambiziosi, anche perché il suo nome incomincia a circolare negli ambienti giornalistici regionali, grazie alle sue capacità di comunicazione chiare, incisive, che sanno centrare l'argomento e renderlo comprensivo a tutti. Qualità lo fa con un contratto con Telenorba. Si trasferisce a Conversano in provincia di Bari, accompagnata da Zia Rosaria. Nell'ambiente
giornalistico di Telenorba si fa subito apprezzare per le sue doti di impegno e di passione, per la sua professionalità. Le vengono affidati principalmente inchieste e reportage di cronaca locale, nei quali profonde grande entusiasmo, riscuotendo apprezzamenti e unanimi consensi da tutto lo staff della redazione. Il suo non è un lavoro, ma una passione, il coronamento di un sogno. Non si tira indietro davanti a nessuna difficoltà. Un giorno, a causa di mancanza di personale nel settore dello sport, le viene chiesto di recarsi in un campo di calcio per commentare una partita di campionato. Dopo un primo momento di perplessità, non avendo alcuna dimestichezza in questo settore, accetta senza alcun ripensamento. Chiama subito papà Elio per farsi dare qualche chiarimento circa le tecniche e il lessico specifici di questo sport. Non desiste neanche quando il suo papà cerca di dissuaderla, prospettandole le numerose difficoltà che avrebbe potuto incontrare. In pochissimo tempo si acquisire quegli elementi di base necessari per espletare al meglio una performance di questo tipo. Ascoltando la telecronaca della partita, Elio rimane senza parole. Gelsomina ha assolto con sicurezza e professionalità il suo compito. Quando la chiama per congratularsi, lei si commuove non tanto per il felice esito del suo lavoro, quanto per le parole di encomio e di apprezzamento del suo amato papà. Dal 1993, anno di istituzione del CIF di Lauria, Gelsomina diventa socia di questa meritevole associazione femminile di volontariato. Antonella Viceconti ricorda la sua convinzione profonda e il suo impegno associativo attivo, la sua sensibilità per l'universo femminile. Grazie Antonella. Il suo impegno sociale è grande e lodevole, in particolare a favore dei più deboli, dei disabili, degli anziani. È il motivo principale che la spinge a candidarsi alle elezioni amministrative nell'anno 1993. Vuole contribuire alla formazione di un modo nuovo di fare politica, una politica dove retorica e demagogia dovranno segnare finalmente il passo. È emblematico il suo slogan elettorale, che ha letto anche Ermanno. Nella gente può nascere una speranza, forse più un desiderio che un progetto, ma quale cambiamento è mai possibile senza esseri umani che lo vogliano? Nelle elezioni amministrative del 1993 i partiti di sinistra ottengono la maggioranza. Scusate. Gelsomina, con un soddisfacente risultato, è eletta consigliera all'opposizione nel nuovo governo cittadino. Alcuni anni dopo la sua morte, la giunta comunale di Lauria porrà nella sala consiliare, in suo ricordo, una targa a suo nome. Sembra incredibile come una persona possa aver perseguito tanti obiettivi e avviato la realizzazione dei suoi sogni in un così breve tempo. Bisognava fare in fretta. Forse il destino o qualcuno che veglia su di noi e decide nelle nostre vite, guardando dall'alto tra i fiori di un giardino, aveva deciso di coglierne uno, scegliendolo tra i più belli. Per questo le trasmette una forza e una vitalità straordinarie, in grado di lasciare un segno significativo del suo fugace passaggio in questo mondo. Grazie. Grazie Lidia per questa seconda lettura dal libro della signora Ginetta. Allora Giacomo, ci avviamo alla conclusione di questa serata. Volevi fare un altro brevissimo passaggio con i nostri ospiti, perché poi dobbiamo fare un altro momento importante della serata. Sì, magari erano in debito anche il presidente Guarino e anche Sara, insomma, sulla domanda che riguardava proprio gli datori seriali, ma a questo punto, visto che siamo alle conclusioni, e quanto appunto sia importante l'attualità, perché l'abbiamo portata avanti nelle varie testimonianze e anche di chi non l'ha
conosciuto e quindi magari abbia ad apprezzare e a conoscere questa serie Gelsomina, quindi quanto sia ancora attuale il suo giornalismo e quanto ci sia bisogno anche di umanità e correttezza, ancora più di oggi, nel giornalismo che è costretto a raccontare dei tempi difficilissimi, quindi ce n'è ancora più bisogno. Quindi magari collegandomi anche un po', perché in debito sulla risposta anche sugli editori seriali, anche a quale futuro per il giornalismo, quale futuro per la politica, che sono chiamati sicuramente a un tempo di svolta che, a cui questa pandemia insomma ci ha costretti. Partiamo con dottor Guarino e poi concludiamo con Sara. Io l'ho definito all'inizio, per me il giornalismo è professione, quindi bene la piazza virtuale, bene Facebook, bene Twitter, però voglio dire, andiamo alla fonte, quindi le notizie per me sono quelle che danno i TG nazionali, locali, quindi la professione sempre, anche nelle radio private, quindi nelle TV private, questo è l'elemento forte che ci aiuta, perché così come diceva Sara, guai, insomma, se noi mettiamo in discussione il racconto di un fatto, sarebbe la fine totale della democrazia, e questo credo che non possiamo, insomma, nella maniera più assoluta, non solo consentircelo, ma credo che dovremmo fare battaglie opposte, perché il diritto, voglio dire, all'informazione lasci tale. Lo stesso vale per la politica, non è più il momento, voglio dire, del populismo e dell'improvvisazione. Le risorse ci sono, bisogna tracciare le linee guida, in parte sono state fatte, voglio dire, il recovery fund è stato approvato, il Sud gioca una partita, non più il Mezzogiorno d'Italia, ma il Mezzogiorno del mondo, perché la partita la gioca il mondo, ad iniziare ad occuparsi dei più poveri e quindi la vaccinazione di massa anche dei paesi poveri, perché sennò le varianti del virus cambieranno e muteranno continuamente e noi ci ritroveremo punto e a capo, consapevoli che prima o poi insomma forse mancheranno anche le derrate alimentari, cioè la storia ci insegna che le pandemie sono durate quasi un lustro di secolo, e quindi voglio dire, le cose bisogna affrontarle con consapevolezza e con forte responsabilità, quindi giochiamo questa grande partita, e per giocarsi questa partita ci vuole preparazione, sacrificio, azione, e poi diventa anche professione. Gelsomina credo che ci insegni esattamente questo, senza avere paura dei cambiamenti, perché il dato vero, quel messaggio è un messaggio che guarda al futuro, quindi noi 27 anni fa, abituati al giornalismo, alla carta stampata ai nastri, quindi iniziamo a parlare di televisioni private, siamo in un mondo che sta cambiando, oggi c'è la rete, ma anche attraverso la rete si può fare informazione corretta, si può fare politica, la si può fare correttamente. Per chi come me che viene dalla scuola della Prima Repubblica, quindi dalle sezioni, io tornerei volentieri prima in sezione e anche sulla rete, voglio dire, a fare dibattiti senza difficoltà. Io preferisco il rapporto umano, viso a viso, così come questa sera, in questa bellissima serata d'estate qui a Lauria. Mi dispiace che non c'è Marcello, avrei salutato volentieri e gli mando un messaggio e un abbraccio molto molto forte, ma credo che insomma la sana politica e la bella politica è proprio questa. Provo io a rispondere, provo a ricucire il tutto, sia odiatori seriali, per me c'è, e sono d'accordo con chi mi ha preceduto, la cosa fondamentale secondo me dovremo provare a riappropriarci della complessità. Abbiamo iniziato ad aver paura della complessità, cerchiamo di semplificare tutto, ci piacciono le cose troppo semplici nel pensiero, nell'informazione, nella politica, tutto è slogan, tutto è o bianco o nero, e invece il mondo è fatto di molti grigi che vanno capiti, che vanno compresi. Quindi secondo me l'unica via per salvarci, per salvare il giornalismo, per salvare l'informazione, per salvare la politica e di conseguenza salvare tutti noi, la comunità e la società, e disegnare un futuro migliore di quello che abbiamo fino adesso prospettato, è la complessità, non aver paura della complessità, ma insegnare a non aver paura della complessità, vale per il giornalismo, e questo lo si fa nella formazione, nell'educazione, nella scuola.
l'università, la scuola non devono fare selezione, devono fare cultura, devono fare cultura. Ai ragazzi, ai più piccoli, ai giovani non va messo addosso il peso della competizione a tutti i costi, non va messo addosso il peso che devono arrivare primi qualunque cosa dicano, devono, o che debbano accorciare le distanze, la fatica e il sacrificio, devono essere messi in condizione di avere cultura, di avere risposte, di avere informazione. E solo così hai gli strumenti per affrontare la complessità e quindi poi magari riuscire anche a rispondere all'odiatore seriale, a capire che Facebook è solo una piattaforma e non la fonte, o a tenere banco, magari avere un dibattito col politico e capire cosa è importante e cosa no. Secondo me, diciamo, la complessità è l'unica cosa di cui non dovremmo aver paura, anzi insegnarla, ecco. Grazie, grazie Sara per questo ulteriore contributo. Allora Giacomo, ci abbiamo alla conclusione, io chiamo qui vicino la signora Rosaria e la signora Ginetta perché dobbiamo omaggiarle un omaggio floreale, prego sì. Signora Rosaria, ma mamma di Gelsomina, signora Ginetta, Giacomo, ci pensi tu, pensiamo. Un applauso alla signora Rosaria, la mamma di Gelsomina, la signora Ginetta per questo omaggio floreale. Signora Rosario, un saluto doveroso a tutta questa gente qui. Cuore a tutti quanti. Grazie. Ed ecco qua anche l'omaggio floreale alla signora Ginetta. Se vi potete girare così facciamo anche una fotografia, signora Rosaria. Ecco qua, un applauso alla signora Rosaria, la mamma di Gelsomina, la signora Ginetta, la zia di Gelsomina. E per completare il quadro familiare chiamo anche Gianfedele, il fratello, e chiamiamo anche Mimino Ricciardi, fondatore e ideatore di VL24, perché Gianfedele dobbiamo consegnare ovviamente anche a voi della famiglia una targa a ricordo di questo premio. Mimino la sta andando a prendere. Eccoci qua. Mimino Ricciardi consegna il premio alla famiglia di Gelsomina Scaldaferri, musa ispiratrice di un giornalismo educato, forte e altruista. Mimino, anche tu se vuoi dire due parole per questa idea di premio dedicato a Gelsomina. Allora, grazie, sono abbastanza emozionato. Appena abbiamo fondato il VL24 abbiamo avuto questa idea, poi il tempo ha remato contro, però con la forza nostra era questa di iniziare qualcosa di nuovo. Abbiamo fatto molti errori, speriamo di recuperare nel futuro, perché siamo convinti che questa edizione debba, questo premio debba andare avanti per forza negli anni, e piano piano costruiamo qualcosa di forte, soprattutto attraverso il portale, attraverso gli eventi, e grazie soprattutto alla famiglia che ci ha dato, bisogna dirlo, carta bianca. Grazie. A nome di Gelsomina ringrazio a tutti veramente di cuore. Grazie. Persone speciali, veramente. Grazie. Grazie a voi per aver permesso tutto ciò. Un applauso alla memoria di Gelsomina. Allora io ringrazio la signora Rosaria, la signora Ginetta, Gianfedele, grazie per di tutto, ringrazio il sindaco di Lauria Angelo Lamboglia, il presidente della provincia di Potenza, il dottor Rocco Guarino, a Sara Lorusso, la vincitrice del primo premio. Ovviamente c'era anche Giacomo, era previsto anche un altro premio, un altro giornalista. Sì, si scusa ovviamente Mario De Pizzo, giornalista del TG1, molti di voi sicuramente lo avranno visto perché ha raccontato la pandemia davanti proprio dei luoghi dove la politica ha raccontato le ultime ore di DPCM e altro, è un giornalista originario di Policoro. Mario De Pizzo purtroppo è stato preso da altri impegni ed è rimasto anche bloccato nel traffico di Frosinone, e la motivazione dell'ermano che è qui. A Mario De Pizzo, giornalista del TG1, per aver raccontato in maniera rispettosa e garbata un anno difficile nel rispetto delle persone e nei valori dell'informazione. Ovviamente faremo in modo di far avere il premio anche a Mario De Pizzo, oppure di averlo qui a Lauria magari e di consegnarglielo di persona, perché no? Grazie Giacomo, ovviamente diamo appuntamento a tutte le prossime edizioni del premio. Ricordiamo il CM Grafica di Maracascino anche per i premi, ovviamente, che per aver realizzato l'età. Esattamente, sì. Vi ringraziamo tutti voi, vi prego di restare qualche altro minuto perché ci sarà un altro intervento musicale da parte dei Musa du Sud. Grazie a tutti voi e onore a Gelsomina Scaldaferri. Grazie a tutti e buona serata. Thank you.
As if you were a child.
Via, via, è una bella vita già.
Sound of violin, long before
friendly as the only that will her them will know. Pianista è bravissimo. Ah, tutti, hai detto a tutti. Non... Ciao, buonasera. Arrivederci. Facciamo le vite, non dobbiamo dire che poi studiamo con il mondo, no? Ti sei ricordato?
bionda che se non ci sei come fare esistere senza te, piangi insieme a me, dimmi cosa c'è. La cambio io la vita che non se la fa cambiare a me. Vedi qualcosa, cosa volevi per far l'amore con me. La cambio la vita che e mi ha deluso più di te. Portami a mare, fammi sognare e dimmi che non vuoi vivere. Thank you.
mille, grazie, buon proseguimento di serata, grazie. Vuoi provare anche questo? Che sapore ha? Questo è il limone.